L'ospite di questa sera lo conoscete, ma vi prometto, ve lo garantisco nel modo più assoluto, che non parlerò di Ragusa, di Ragusani del Mo, anche se penso, dammi conferma, lo siamo al lavoro, siamo continuala. Al lavoro. Benissimo, invece parliamo possiamo di... Possiamo dire solo la data, 27 luglio. Basta. Dobbiamo dire però che questo signore qua, che è il dottor Sebastiano D'Angelo, tra le sue tante attività, oltre a girare il mondo come ambasciatore, e l'Italia come ambasciatore della Ragusana Italia, al di là degli scherzi, da una vita da quanti anni? Fai parte? Eravamo con i pantaloncini corti, non eravamo, perché ai nostri tempi non si sa perché, fino a una certa età dovevamo avere i pantaloncini corti, ho letto libri bellissimi su questo. Ha sempre fatto degli amici, parte degli amici del Teatro di Chiaramonte, che è la più antica e onorata e di onorata vetustà compagnia di questa provincia. E ne parliamo perché abbiamo una volta tanto, non capita molto spesso, una volta tanto questa compagnia si esibirà a Ragusa. Stranamente si è esibita molto più in altre parti che nel... chissà perché, perché c'è un motivo, no? No, non c'è nessun motivo. Negli ultimi tempi ci eravamo concentrati, oltre che sulle piazze dove ci chiamavano, in modo particolare a Chiaramonte, dove abbiamo organizzato diverse rassegne, e quest'inverno abbiamo deciso di ritornare a Ragusa. Beh, allora, raccontiamo un poco, intanto Davide ci sta facendo vedere immagini, poi vedremo anche la locandina, vediamo perché e con che cosa tornate a Ragusa. Torniamo a Ragusa con un lavoro di Edoardo De Filippo, noi lo abbiamo chiamato Sogno Divino, nella realtà è Divino sogno con i puntini nel mezzo, di puntini, eccolo là. Ecco, chiaramente è una perifrasi, il titolo esatto dell'opera è Sogno di una notte di mezza smornia. È un lavoro, diciamo, secondario di De Filippo, ma che punta sui soliti temi di De Filippo, il sogno, la vincita al lotto, la classica napoletanità. Ecco, fermati. De Filippo ha sempre questo problema, sì. Al di là, De Filippo è quello che hanno rappresentato con pienoni epici e successo mondiale a Londra in napoletano, e sapete le sue commedie sono state tradotte circa 70 idiomi in tutte le lingue del mondo, compreso Zubek e roba simile, ma... Per un italiano rendere la napoletanità con un'altra cosa regionale è complicato. È complicato, ma fino a un certo punto, perché determinate sfaccettature, determinati colori di una commedia scritta in dialetto debbono essere rappresentate e messe in scena nel dialetto proprio degli attori. E noi chiaramente, certo, abbiamo rispettato il testo, lo abbiamo reso in dialetto siciliano e devo dire che, come d'altronde è successo con le altre opere di De Filippo che abbiamo messo in scena, il gradimento del pubblico non ne risente molto. Ti devo fare una domanda che non è cattiva. Tu lo sai, noi siciliani, e nel caso particolare ragusani, perché... voi sapete, la Sicilia ha alcune matrici fondamentali di alcuni dialetti, ci sopportiamo quel meraviglioso lavoro che, per esempio, Montalbano, per esempio, raccontati in un pseudo dialetto che a mio avviso è allucinante. Ecco, sono d'accordo assolutamente. Anzi, Montalbano è raccontato in una serie di pseudo dialetti, esatto, perché tu vedi lo stesso tizio che magari sono marito e moglie che parlano uno il tipo l'inflessione catanese, uno l'inflessione palermitana, eccetera. Voi invece cosa avete scelto? Noi abbiamo scelto il dialetto chiaramontano. Che è il nostro dialetto, cioè chiaramontano, esatto, ha i suoi suoni, i suoi colori, il suo folklore, e devo dire, fra l'altro, il dialetto chiaramontano, non per fare Cicero Prodomo suo, per vantarlo, nel novero dei vari dialetti della provincia di Ragusa e anche oltre, è un dialetto che è molto aperto e molto chiaro rispetto ad altri dialetti. Ho capito, allora, e quindi si presta a essere apprezzato da un pubblico molto indistinto. Ma c'è stato allora, diciamo, un'opera di rilettura e adattamento? Sì, di rilettura dal compianto Giovanni Laterra. Questo è un lavoro che fu tirato fuori proprio da Giovanni Laterra 10 anni fa, lo avevamo messo in scena, lo abbiamo accantonato a seguito purtroppo della prematura scomparsa del nostro amico e lo abbiamo ripreso ora. A proposito di Giovanni Laterra, che io ricordo sempre che lo avevo invitato per una trasmissione, mi ha dato appuntamento a fra qualche giorno,
Mi pare che voi avete festeggiato in questi giorni l'apertura di qualcosa legato al teatro da sua figlia con gli Schifani. Mi fa piacere che mi dai lo spunto per parlarne, perché è un rinascere a nuova vita e soprattutto un tentativo anche di tenere sempre su la memoria del compianto amico Giovanni, con un'iniziativa fortemente voluta dalla figlia Marta, ma supportata da tutto il resto della famiglia, dalla mamma Ginetta, che è una nostra attrice, dalla sorella, dal cognato, da tutta la famiglia che collabora, un laboratorio aperto ai bambini, ai ragazzi di media età e anche agli adulti. Proprio ieri sera lo abbiamo presentato alla Sala Sciascia di Chiaramonte, c'è già un discreto numero di partecipanti ed è un tentativo nuovo di ricreare entusiasmo teatrale, interesse verso questa nobile arte a Chiaramonte, perché vedi, il problema del nostro gruppo è che purtroppo manca di ricambio. Penso questo sia un problema generale. È inevitabile, però, anche perché questo gruppo ormai è codificato e ha le sue ramificazioni, ormai sono stabilite. Sì, sotto certi, sono delle tendenze corporativistiche, sotto certi, però è detto nel senso buono, ingessato, nel senso che è quello. E quindi è chiaro, bisogna provare, come un po' succede dovunque, dalle squadre di qualsiasi sport alla via, bisogna trovare i ricambi. Secondo te, un rinnovamento, il paese ha la possibilità di fornire ricambi? Ma i primi segnali sono in tal senso portatori di speranza, positivi. Al corso si sono iscritti 40 partecipanti ed è un numero destinato a crescere. Ci saranno diversi stage, diverse anche sperimentazioni sul palcoscenico, la prima delle quali si avrà fra una ventina di giorni in occasione del Carnevale, che, come sappiamo tutti, a Chiaramonte ha una sua lunga e nobile tradizione. E Marta, la figlia di Giovanni, animata di buone intenzioni, fra l'altro lei è molto brava nel condurre questo tipo di laboratori, e siamo fiduciosi che avremo a breve degli ottimi risultati. Perfetto, allora Sebastiano, nel paio di minuti che ci rimangono, visto che io sono bravissimo a dimenticarlo, raccontiamo anche di questa commedia. Quando e dove? Ci sarà domenica al Teatro dei Salesiani. Se mi consenti, ecco, una annotazione di compiacimento e di orgoglio. Noi non pensavamo che a Ragusa, da dove mancavamo diversi anni, avremmo riscosso tutto questo interesse. Non sai quanta gente si è avvicinata complimentandosi per questa nostra iniziativa: finalmente siete tornati, ci mancavate, vi abbiamo seguito negli anni precedenti. Ricordiamo fra l'altro che questo gruppo ha avuto diverse estati di grande successo quando abbiamo animato, erano gli anni a metà del primo decennio del secolo, il piazzale delle Dune in occasione delle estati particolari, e lì c'era un pubblico ogni sera di 1500-2000 mentre persone. Scendevo per perfetto. E ci sono tantissimi che ancora sono memori di quelle performance. La gente ha bisogno anche di evadere, di uscire, di avere un momento di serena parentesi, di allegria. Non sempre ama le cose pesantucce. Beh, noi da questo punto di vista abbiamo coniato un termine che è chiaramente tra il serio e il faceto, è scherzoso. Per noi fare ridere è una cosa seria e noi ci proviamo, dico, a fare questo tipo di cose serie. Ma far ridere è sempre una cosa serissima. Torneremo anche a Ragusa sull'onda di questo ritrovato entusiasmo ed attenzione da parte del pubblico del capoluogo a aprile, con un altro nostro grande cavallo di battaglia, sempre tratto dal repertorio vastissimo di De Filippo, il Non ti pago, che non è quel Non ti pago mieloso che si è visto recentemente nella sceneggiatura televisiva dove c'era Castellito, ma è un Non ti pago altamente comico e brillante. È un cavallo di battaglia paragonabile dal punto di vista della portata di risate che riesce a suscitare al mitico Rupo di Cravatta. Perfetto, e allora domenica alle? Domenica alle 18, c'è ancora qualche biglietto se qualcuno domenica ci vuole contattare. Alle 18, Teatro dei Salesiani, Teatro Don Bosco, scegliete voi come volete, l'occasione per riavere in città un sogno di vino, puntini di sospensione che vi lasciano immaginare che cosa sta accadendo. Vedete nel fondo della bottiglia, a metà della bottiglia, Dante il poeta,
Divino è un personaggio centrale di questa commedia. Benissimo, allora complimenti a questo gruppo che è una tra le poche cose in questa provincia che è più anziano di Teleblea e che sì, come sì, Teleblea vi battiamo. Ha continuato senza interruzione. Abbiamo questo noi orgoglio. Siamo nati nel 1969, abbiamo noi invece nel 75 abbiamo questo orgoglio condiviso e ne siamo orgogliosi di avere questo ruolo. Allora, domenica Un sogno divino, gli amici del Teatro di Chiaramonte, qui rappresentati da uno delle anime, dei patroni, che è Sebastiano D'Angelo, ma tutto il gruppo è davvero formidabile. Benissimo, grazie, a domenica. Grazie a voi.